Non può, di Luca Vecchi, è l'opera vincitrice dell'edizione 2020 dell'International Tour Film Festival, la rassegna promossa dalla Civita Film Commission, che spazia dalla cinematografia alla letteratura, catalizzando ogni anno l'attenzione di centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo e che si è conclusa domenica scorsa con la cerimonia di premiazione svoltasi all'Hotel San Giorgio. Il resto dei premiati, per quanto concerne il settore cinema e video, vede infatti una presenza internazionale. Il premio per la miglior fiction è andato a Pizza Boy di Gianluca Zonta, quello per la miglior animazione allo statunitense King of the House, mentre quello per il miglior documentario al russo Alexander Abramov con Palek, Back on the Map. Infine il premio per il miglior film turistico è andato agli spagnoli Daniel Diaz e Gloria Tejero per Where Your Skin Begins. Una soddisfazione anche per Civitavecchia, per il concorso letterario infatti lo scrittore Bruno Pronunzio si è piazzato al secondo posto per il libro Sindrome Assassina.